È lo youtuber Vito Lo Iacono a pubblicare per primo e rompere il silenzio dei The Borderline, a un mese da quel tragico incidente costato la vita a Manuel. Vito, che per primo aveva scritto sui social pubblicando un messaggio dove asseriva di non essere mai stato alla guida di quell'auto e che in seguito alle ritorsioni di quell'evento era volato in Turchia, adesso si mostra in una storia sorridente con la sua ragazza. Era lui che era stato preso di mira dalla folla per via dei suoi video pubblicati sui social, dove prendeva in giro chi aveva una Smart, dove esaltava la Lamborghini. Ma questo con la Smart che sta facendo? Ah bello, la macchina tua costa 300 euro usata al Conad, la mia costa 1 miliardo, vale quanto Amazon! Adesso il ragazzo sembra essere tornato sereno, così come nulla fosse.